Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi e da G. Siamo qui ritornati su Brawl Stars, perché in realtà non siamo proprio in game. Infatti quest'oggi sono qui per fare una vera e propria tier list di tutti i brawler. In poche parole andrò a dare i voti, dove ovviamente D è il voto più basso che si può dare ai brawler e God ovviamente è il voto più alto. Sì, ho aggiunto God anche se in realtà la tier list si fermava ad S, perché c'ho qualche brawler che vorrei mettere in una soglia un po' più alta anche di S, e probabilmente già starete un pochettino capendo di chi sto parlando. Ovviamente ragazzi, ci tengo immediatamente a specificare che questa tier list è unicamente per il bilanciamento che è uscito a luglio. Infatti voglio specificare data e giorno in cui sto registrando, perché se poi qualcuno vede questo video più in là, ovviamente il bilanciamento sarà diverso, ci saranno altri nuovi brawler e non ci capisce niente. Quindi ragazzi, sto facendo questa tier list e sto dando questi voti ai brawler il 9 luglio 2020, e il video uscirà il 10 luglio 2020. Quindi insomma, se poi guarderete questo video nel 2021, diciamo che probabilmente le cose sono un po' cambiate. Anzi, fatemi sapere sotto nei commenti se c'è qualcuno che lo sta vedendo nel 2021. Potrebbe essere divertente. Comunque, detto questo ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, perché a 20.000 like farò un'altra tier list in cui darò i voti dei brawler per tutta la storia di Brawl Stars. Quindi non voterò soltanto il momento attuale del brawler, ma farò un po' un voto generale da quando appunto esiste Brawl Stars. Quindi mi raccomando ragazzuoli, 20.000 like, ma soprattutto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, perché piano piano ci stiamo avvicinando sempre di più ai 900.000 iscritti. Grazie davvero di cuore per il supporto, ma soprattutto se volete supportarmi appieno, mi raccomando, inserite il mio codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl Stars, anche in tutti gli altri giochi Supercell. Detto questo, perdonatemi per l'intro lunga raga, ma ovviamente volevo un pochettino spiegarvi il senso del video. Direi di iniziare. Come vedete sono messi in fila di rarità, ci sono prima quelli comuni, poi quelli rari, eccetera eccetera, e ovviamente iniziamo con Shelly, che inizierei nel mettere in C. Ed altra cosa che voglio specificare, effettivamente, che forse non ho detto prima, è che prenderò in considerazione sia un po' il lato competitive che il lato normale, tra virgolette, quindi dei normal player, quelli che del competitive non gliene frega niente. Quindi per tutti i ragazzi che sono nel mondo del competitive e che magari mi vedranno fare determinate scelte, sappiate che appunto sto mescolando un po' il tutto, quindi prenderò in considerazione sia l'utilizzo del brawler con i random e quindi con le partite normali, ma ovviamente prenderò in considerazione anche l'utilizzo in competitive. E per quelli che non stanno capendo il discorso competitive, diciamo che i brawler appunto li sto votando anche in base a come li utilizzano i pro player e non solo come li utilizziamo tutti noi comuni mortali, insomma. Quindi Shelly la metto in C. Perché ragazzi? Perché in competitive è stata vista davvero di rado, pochissime volte. Ma devo dire che nelle partite normali avere il randomino con Shelly che utilizza la ulti al momento giusto fa sempre comodo. Quindi è stato giusto quello il motivo per non metterla in D, ma metterla in C. Anche se vi dico la verità, in certi aspetti ero un po' tentato di metterla in B, però credo che ci sia, diciamo, il compromesso più adatto. Ovviamente ragazzi, ci tengo anche a specificare che non darò la spiegazione di ogni brawler e sono mie idee. Quindi ragazzi, se siete contrari a quello che penso io, scrivetemelo civilmente sotto nei commenti, che qui non si vuole ammazzare nessuno, nessuno vuole avere ragione, voglio semplicemente dirvi la mia. Quindi prendetelo molto pacificamente questo video. Poi andiamo con Nita, che direi di mettere in C, perché le hanno tolto un gadget. Se avessi avuto ancora i tre gadget, l'avrei messa tranquillamente in A. Però devo dirvi la verità, adesso con due gadget anche nella scena competitive si sta vedendo sempre molto meno. Quindi sì, direi di lasciarla in B, forse è il voto giusto. Colt è un po' più particolare. Allora, io lo piazzo comunque in C, perché nel competitive viene utilizzato soltanto in determinate mappe e solo in determinate modalità, si vede molto di rado. E giusto perché con il gadget si carica più rapidamente i colpi, e per esempio in rapina può essere molto comodo. Però neanche lì viene utilizzato effettivamente in tutte le mappe. Infatti vi dico che anche qui ero molto tentato di metterlo in D, perché anche nelle partite normali per noi comuni mortali non è che Colt faccia così tanto la differenza. O meglio, se qualcuno lo sa utilizzare alla perfezione, sì, Colt è devastante se usato bene. Però non è facile da usare, quindi non molti amano utilizzarlo. E quindi lo tengo lì fermo in C, giusto perché ogni tanto però qualcuno lo utilizza. Ecco, diciamo che invece un Bull lo metto tranquillamente in D, perché nel competitive viene visto pochissimo e nelle partite normali anche qui viene utilizzato molto molto di rado, soprattutto in determinate modalità neanche viene proprio visto o preso in considerazione. Per quanto riguarda Jesse, stesso discorso di Bull, magari viene utilizzata un po' di più nelle partite normali, però anche lei la lascerei in D. Diciamo che siamo partiti bene, i primi 5 brawler nemmeno uno in A o superiori, ma va bene, ci pensa Brock ragazzi, perché lo metto tranquillamente in S. Brock da quando ha il nuovo gadget è diventato davvero devastante. Il problema è che ultimamente col nuovo bilanciamento ha perso un po' di posizioni, nel senso che
prima di quest'ultimo bilanciamento, anche se lui non è stato nerfato, probabilmente l'avrei messo tranquillamente in God, perché veniva utilizzato da tutti, ovunque, sempre e comunque. Però per adesso lo lascerei in S. Ovviamente ragazzi, durante il video potrei anche decidere di cambiare alcune posizioni. Dynamite ragazzi, stesso discorso di Bull e Jesse. E ci tengo anche a specificare una cosa: secondo me ogni brawler a suo modo è devastante e ogni brawler a suo modo è divertente da utilizzare, ed è proprio per questo che vi dico ragazzi, non vi offendete se mai rimetto il vostro brawler preferito in fondo, o magari lo metto un brawler che odiate in alto. Però in questo periodo storico, in questo bilanciamento, Dynamite nel competitive non viene mai utilizzato e nelle partite normali solo veramente i giocatori bravi riescono ad utilizzarlo, e quindi la maggior parte delle persone non riesce ad utilizzarlo, e quindi lo metterei in D. Boh ragazzi, lo metto in A, perché nelle partite normali viene utilizzato parecchio con entrambe le abilità stellari, perché è molto versatile. Nel competitive però viene utilizzato soltanto in determinate mappe, in determinate modalità, quindi è giusto quello che mi spinge a metterlo in A e non in S. Per quanto riguarda Tick ragazzi, lo metto in B, ma giusto perché c'è Semino. Prima dell'uscita di Semino probabilmente l'avrei messo in A o addirittura in S, però adesso, da quando anche per esempio Bombardino col gadget è diventato molto più utile, probabilmente andrò a mettere Bombardino in A e lascio Tick in B. Ma ribadisco, non è un problema suo, che secondo me rimane un brawler molto comodo, ma è più che altro la scelta dei lanciatori, che ormai è diventata un po' più varia. Ma passiamo a 8-bit. 8-bit ragazzi è un altro brawler che metto in D, sia perché nel competitive non si vede, ribadisco, mai, ma anche perché è molto difficile da utilizzare, proprio perché è lento, ed essendo così lento anche nelle partite normali, boh, non è che venga utilizzato così tanto. Ems ragazzi, fino a qualche, forse un mese fa, la potevo mettere tranquillamente in God. Adesso non mi sento di metterla addirittura nemmeno in S, perché per quanto le hanno depotenziato il gadget, ultimamente anche in competitive si vede davvero molto molto poco. Però rimane un brawler da A assolutamente. E il primo ragazzi è un discorso un po' particolare, perché nelle partite normali non sembra, ma se utilizzato bene può fare la differenza, soprattutto in football, mi ci diverto parecchio. E nel competitive ultimamente, per counterare Frank, che viene sempre più utilizzato nel competitive, si sta utilizzando e neanche troppo male. Quindi io direi di provare a metterlo per adesso in B. Non vi nego però che sono tentato di metterlo in C. Vediamo un attimo come si sviluppa la situazione. Forse lui è uno di quelli che sposterò poi in C. Bombardino, come vi stavo dicendo prima, lo metterei tranquillamente in A, perché ormai in assedio, in qualsiasi modalità, praticamente si utilizza con il gadget per bloccare il robottone, ed è davvero stra mega utile. E non solo in assedio, ma anche in altre modalità. Quindi mi sento di metterlo in A. E Pocio, ragazzi, Pocio, cioè, non ve lo devo neanche dire. È un'ambulanza, cioè, non muore mai. Cura da morire i compagni, cioè, God. Cioè, proprio a mani basse, God, Pocio, ragazzi. Non devo neanche dirvi nulla. Rosa, altro brawler da A, perché comunque è un tank. I tank sono sempre un po' svantaggiati nel competitive. Però, grazie al suo gadgettino, grazie alla sua vita e comunque un raggio d'azione abbastanza ampio, direi che la A se l'è aggiudicata. Stecca, lo metterei in C per gli stessi discorsi di Colt, perché viene utilizzato solo e soltanto in determinate mappe, tra l'altro anche poca vita. È vero che rimbalza e con la ulti può devastare davvero tantissimo, però soprattutto ultimamente anche lui viene utilizzato sempre molto meno. Qualche mese fa veniva utilizzato molto 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 di più, infatti non avrei avuto problemi a metterlo in B, però per adesso lo lascio in C. E su Beryl ragazzi, qui ho dei grossi dubbi, perché anche Beryl ultimamente è un po' uscito fuori dai ranghi, perché Bibi è diventata davvero molto forte. Però direi comunque di metterlo in B. Qualche tempo fa l'avrei messo in S, qualche mese fa l'avrei messo in A, però adesso è sceso anche lui parecchio e quindi lo metterei in B. Penny pure è abbastanza particolare, diciamo che in questo momento nel competitive non si vede per niente, quindi la metterei in C, giusto perché comunque nelle partite normali invece viene utilizzata ancora parecchio. Ma devo dirvi la verità, lei anche l'avrei messa tranquillamente in B. Oh, Carl ragazzi, col nuovo bilanciamento è diventato un carro armato. Ragazzi, Carl è diventato devastante, quindi si merita la sesta, la S come posizione. Perché stavo dicendo la sesta? Vabbè, è diventato davvero molto forte, è sempre molto particolare da utilizzare col suo colpo che prende, torna indietro. È un po' particolare, ma se utilizzato bene ragazzi, soprattutto anche in competitive, ultimamente sta facendo la differenza. Stessa cosa Jackie, che anche lei qualche mese fa avrei messo tranquillamente in God, adesso però la metto in S per i depotenziamenti che ha ricevuto. Comunque ci può stare in S, anche se vi dico la verità, sono ancora tentato di metterla in God, attenzione. Piper ragazzi, penso di non aver dubbi, la metto in B, perché comunque nel competitive, soprattutto in arraffa gemme, anche in ricercati in determinate mappe, viene utilizzata parecchio. Nelle partite normali forse è uno dei brawler più utilizzati, che io becco quasi sempre contro, e quindi direi che ci può stare tranquillamente in B, perché poi spacca, è un long, è comoda. Oh, altro brawler God, fatalità, è un altro brawler che cura, non è fatto apposta giuro, ma pam ragazzi, ormai la puoi utilizzare
utilizzare in ogni modalità, in ogni mappa. È davvero fortissimo, quindi direi che la posizione God se l'è meritata. E io vi dico che faccio un altro spostamento, c'è sposto pure Jackie, raga. A sentimento, però effettivamente se ci metto Pam, ci devo mettere anche Jackie. Per quanto riguarda Frank, ragazzi, anche qui direi una B, perché nel competitive sta crescendo piano piano, nelle partite normali pure, quindi non me la sento di metterlo in C, però ovviamente neanche in A, quindi lo terrei in B. Bibi, ragazzi, come vi dicevo prima, ha un po' scavalcato il ruolo che era di Beryl, perché ormai è rapida, è molto più comoda, ha una ulti che è la bolla che ricarica prima cosa velocemente e poi ti permette di fare dei colpi molto interessanti sia in assedio che in rapina, ma anche in altre modalità, quindi direi che la A se l'è aggiudicata. Beh, ragazzi, che dirvi, la metto in S. Anche lei ormai con la sua torretta di miele che hanno allargato il suo attacco, diciamo, adesso attacca anche da un po' più lontano il suo raggio d'azione del miele, è diventata molto molto comoda sotto certi punti di vista. Iris, ultimamente nel competitive qualcuno ha iniziato ad utilizzarla e giusto per quello la metto in C e non in D, perché è davvero complicatissimo. Mortis, ragazzi, la metto in B, semplicemente perché ultimamente è tornato un po' in voga da quando ormai anche i lanciatori tipo Bombardino e Semino, che dopo ci arriviamo, stanno prendendo sempre più piede. Molta gente per counterarli usa Mortis e poi anche lui è uno dei brawler più utilizzati, devo dire la verità. Anche lui nelle partite normali lo becco quasi sempre o a favore o anche contro, soprattutto in football, quindi direi che la B comunque se l'è meritata. Poi col gadgettino è anche un po' interessante. Stessa cosa per Tara, ragazzi, sì, li sto mettendo quasi tutti in B, raga, ma è un po' quel voto di mezzo, no? Quindi è molto facile collegare lì brawler, anche perché ribadisco, secondo me tutti sotto sotto sono letali e devastanti, bisogna vedere la modalità, la mappa e gli avversari. Ecco, Tara per esempio in competitive ci sono quelle due tre mappe dove è devastante, per esempio in Prateria dei Serpenti, però in tante altre è quasi inutile, infatti non viene quasi mai utilizzata, però nelle partite normali la vedo molto molto spesso. Altro brawler che vedo spessissimo in competitive ovunque è Eugenio e lo metto in S. Perché non lo metto in God? Perché in God per adesso ci ho messo quei brawler che sono anche relativamente facili da usare, perché Pam, ok, c'ha i colpi che spraiano un po' a caso, però devo dire che non è poi così tanto difficile da usare. Pocio, basta che spari all'impazzata e curi i tuoi compagni. Jackie, basta che usi il gadget e pushi. Ovviamente in competitive, ragazzi, andiamoci piano, sono tutti dettagli che vanno curati, quindi non mi permetterei mai di sminuire il lavoro che c'è dietro i pro player. Quindi questo discorso del no skill e sono facili da utilizzare è più per il discorso partite normali, quindi per noi comuni mortali, e diciamo che Eugenio non è poi così tanto facile da utilizzare. Diciamo che qua sopra ci metto tutti quei brawler facili da utilizzare tra virgolette, ma comunque devastanti, e direi che per adesso ci sono giusto loro, perché Eugenio non è poi così tanto facile da usare. Maxine, ragazzi, allora, Maxine ve lo dico, la metto in A, ma ero tentato di metterla in S perché per alcuni certi punti di vista è davvero devastante. Mister P con la nuova abilità stellare, raga, lo metto tranquillamente in S. Semino io lo metto in God, però attenzione, su Semino c'è un discorso un po' particolare da fare, perché Semino secondo me non è così facile da utilizzare. Infatti Semino lo metto in God solo per un discorso competitivo, perché Semino utilizzato da un player normale è quasi inutile, è difficilissimo. Io non lo so utilizzare per esempio Semino, ragazzi, ogni volta uso Semino perdo praticamente, non lo so utilizzare, mentre i pro player che lo sanno utilizzare alla perfezione lo bannano sempre, e quindi raga il God se lo merita. Spike ultimamente si utilizza spesso anche in competitive, anche nelle partite normali, quindi direi di metterlo tranquillamente in B. Corvo lo metterei in C, ragazzi, Corvo lo metterei in C perché nel competitive non si vede mai, però nelle partite normali è davvero una rottura di scatole. Stesso discorso per Leon, raga, cioè Leon attualmente non è minimamente competitivo, però vi dico la verità, io quando faccio sete di potere in singolo o mi faccio le solo con Leon devasto abbastanza facilmente, quindi devo dire che comunque alla fine il brawler sta sul pezzo. Sandy, ragazzi, si piazza molto tranquillamente in A, fino a qualche mese fa era S a mani basse, però ultimamente è andata un po' così e così, anche nel competitive ha perso un po' la sua supremazia e quindi direi di metterlo in A. Per quanto riguarda Gelindo, attualmente, ragazzi, non posso non metterlo God. Raga, Gelindo è diventato una cosa spaziale, ed Energetic per adesso, proprio perché è quel voto di mezzo, lo metterei in B. Sì, raga, praticamente la maggior parte di brawler l'ho messi in B, A e C, perché sono un po' quei voti di mezzo, nel senso che non me la sono sentita di mettere più di 4 brawler in D, perché questa è proprio una bocciatura piena. C, diciamo che era un po' quel voto della serie, sì, dai, non siete così tanto scarsi, effettivamente potete essere utilizzati in qualche parte. B inizia a diventare già un brawler abbastanza interessante in svariate modalità, e infatti ci stanno la maggior parte dei brawler, proprio perché vi dicevo che ogni brawler a suo modo è interessante, e vi dico che qui in B ci potranno stare tranquilli
tranquillamente tutti questi DC. Erano giusto quelli che erano uno scalino giusto indietro. Forse Penny ci poteva stare tranquillamente, ma la voglio lasciare lì. Ah, ci sono quei brawler che nel competitive possono fare tranquillamente la differenza e che soprattutto vengono utilizzati abbastanza anche nelle partite normali. In S ci sono quei brawler che anche nelle partite normali fanno la differenza e in competitive vengono utilizzati parecchio. E qui ci sono quelli proprio a parte semino, ribadisco che è proprio un discorso a parte. Ci sono questi quattro brawler che fanno la differenza ovunque e non è troppo difficile utilizzarli, mentre semino fa proprio discorso a sé, ribadisco. Raga, video molto più lungo di quello che mi aspettavo. Spero che comunque vi sia piaciuto e che vi piaccia questa nuova serie che vorrei portare sul canale. Ribadisco, non prendetevela se ho messo qualche brawler vostro preferito in fondo. Io ho fatto soltanto un'analisi dei brawler che venivano utilizzati in competitive e dei brawler che venivano utilizzati normalmente nelle partite classiche, ed è venuta fuori una cosa un po' così. Ovviamente prendendo anche molto in considerazione l'aspetto versatilità, quindi tutti quei brawler che veramente puoi utilizzare un po' ovunque, ho cercato di metterli un po' più in alto, perché ribadisco, ormai Mr. P, Pam, cioè questi 10 qui regali potete utilizzare veramente ovunque in qualsiasi modalità e mappa, e quindi questi altri sono tutti quelli un po' meno versatili. Insomma, vabbè, non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere, vi ho già rotto le scatole abbastanza, spero vi abbia abbastanza soddisfatto questa mia classifica. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti, civilmente. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non questo è fatto. Per me è tutto, noi ci troviamo domani con un prossimo qui sul mio canale. Ciao ragazzi!